Ma sicuramente in questo momento difficile, sicuramente non ci nascondiamo. Ci tenevo a precisare una cosa che poi ho letto in settimana, che il mister ha detto che la colpa è sua. Non sono d'accordo perché lui sta facendo di tutto per metterci, come posso dire, a tutti il modo migliore per dare il massimo, per giocare bene, per fare qualcosa, per uscire da questo momento. E noi giocatori in questo momento non lo stiamo facendo. C'è qualche problema forse mentale, perché si vede, sbagliamo delle cose elementari. Quindi in questo momento ci dobbiamo solo assumere le nostre responsabilità e solo noi, squadra, possiamo venirne fuori da questa situazione brutta, come dicevi Un motivo c'è, Gennaro, ti sei fatto un'idea? tu. No, un motivo ancora non lo trovo, altrimenti potremmo risolvere il problema, però vedo delle difficoltà che noi giocatori in questo momento abbiamo e non riusciamo a reagire, perché oggi ci eravamo promessi di fare una partita di attenzione, sacrificio, e invece alla prima difficoltà poi ci siamo sciolti, quindi non riusciamo nemmeno a fare quello che ci diciamo, quindi sicuramente paghiamo questo, ecco. Però solo noi ne possiamo venire fuori. Ecco, Gennaro, scusa, ti faccio una domanda. Tu hai parlato di difficoltà di natura psicologica, di ordine psicologico, però è come un po' infilarsi nel porto delle nebbie. Cioè, che cosa significa questo? Perché, insomma, andiamo nel concreto, perché altrimenti non ci capiamo. Che significa difficoltà psicologica? Voi siete giocatori anche esperti. Io penso che sono stato abbastanza chiaro. In questo momento siamo in difficoltà perché quello che ci dice il mister di fare in campo non lo facciamo o non ci riusciamo. Quindi più chiaro di così penso che. Perciò, quindi scusa se mi permette una cosa ben diversa, però, eh? Cioè non è una questione psicologica. No, problema di testa perché non riusciamo a fare quello che poi prepariamo in settimana. Magari o per difficoltà, non so se in quel momento uno c'ha un problema o pensa ad altro, quindi è un problema secondo me di testa che in quel momento uno non riesce ad esprimersi. Altri problemi non ne vedo. Questa tua osservazione mi fa molto piacere perché è la prima volta che sento un ragionamento secondo me serio del genere, perché eravamo abituati, io sono abituato perché sto qui da 3 anni, che quando si prende gol è solo colpa del difensore, quando si fa gol è solo colpa, quando non si fa gol è solo colpa dell'attaccante, quando si subisce è colpa del centrocampo. Secondo me una squadra ha le colpe, ognuno allo stesso modo, sia del difensore che dell'attaccante. Secondo me si difende tutti. Poi è normale, se il difensore scivola con l'attaccante e prende gol, è l'errore del difensore. Ma molte volte non è solo errore del singolo. Molte volte si sbagliano determinate cose, oppure prendi 4-5 contropiedi in una partita e non è che il difensore ti fa il miracolo su 4 azioni. Quindi, come hai detto tu, è colpa di tutti e in questo momento l'errore lo paghiamo a caro prezzo. Grazie a tutti.